Il ragazzo e il maestro di scuola, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, luglio 2007, Roma. Racconto questa per mostrar d'un tale la stupida burbanza magistrale. Un ragazzo, giocando al fiume in riva, cadde nell'acqua e forse vi periva, se non avesse un salice afferrato che, dopo Dio, lo tenne sollevato. Mentre nell'acqua e sta fino alla gola, viene a passare un maestro di scuola. «Aiuto, aiuto!» grida quel che annega. Il maestro si ferma e a lui che prega, con una voce burbera e nasale, gli somministra questa paternale. «Ah, scimunito! Ah, sciocco! Ah, babbuasso! Guarda dove si caccia il satanasso! Andare pure a prendere dell'affanno per questi tristi, o sì, che vi faranno morir tisici! Ah, poveri parenti, a cui tocca di questi malviventi! Ah, i tempi tristi, o i figli traditori!» E quando ebbe finito il tiro fuori. Quanti non sono al mondo altri pedanti e brontoloni e critici ignoranti? Razza dotta più in chiacchiere che in scienze, che Dio conserva nostra dannazione. In ogni cosa, a torto o da ragione, bisogna che si sputino sentenze. Prima di pena tirami, se puoi il bel discorso lo diremo poi. Fine della favola, il ragazzo e il maestro di scuola. Questa registrazione è di dominio pubblico.